4.800.000 sono le partite IVA in Italia. Se andiamo a guardare bene, però, ci accorgiamo che circa il 95,1% delle piccole e medie imprese italiane sono in realtà delle microimprese, che hanno meno di 9 addetti impiegati o meno di 2 milioni di fatturato e danno lavoro a un italiano su due. In Europa le micro, piccole e medie imprese rappresentano il 99,8% di tutte le imprese europee e oltre l'80% dell'occupazione in alcuni settori industriali come la manifattura di prodotti in metallo, l'edilizia e l'arredamento. Insomma, la spina dorsale dell'economia italiana, i veri giganti dell'economia europea. Ma come sostenere queste aziende? Quali sono le sinergie che l'Italia dovrebbe mettere in atto, magari con l'Europa? Quanto l'internazionalizzazione conta nella sopravvivenza delle micro, piccole e medie imprese? Andrebbero sostenute ad andare meglio sui mercati internazionali con una presenza continuativa, sapendo che però le singole imprese possono avere potenzialità, ma per avere una presenza stabile e radicata sui mercati internazionali devono anche aggregarsi per le iniziative più complesse. Ma credo che il discorso sia abbastanza complesso, ci dovrebbero essere comunque interventi strutturali, sicuramente un problema fondamentale e che abbiamo potuto riscontrare anche sulle nostre aziende in maniera più particolare, aziende ovviamente associate, è il discorso soprattutto per il credito, che è un volano di risorse fondamentali affinché anche le imprese siano in grado di crearsi quella disponibilità di liquidità di cui hanno necessità e hanno bisogno e anche e soprattutto per una programmazione per quanto riguarda il problema degli investimenti. Non si è fatto, diciamo, molto fino adesso su questo tipo di settore, in previsione ovviamente, nella speranza sempre che le istituzioni possano intervenire ancora più massicciamente rispetto a quello che hanno detto o quantomeno promesso di fare in questi ultimi tempi, affinché ci fosse proprio un rilancio dell'economia nel nostro paese. Quali strategie oppure quali sinergie adottare magari con l'Europa? Beh, l'Europa è una grande opportunità, anche se in questo momento forse è un pochettino appannata. Noi abbiamo visto che l'Europa, l'abbiamo vista in questi anni, soprattutto come un fattore di contenimento di deficit, come un fattore di rigore nella spesa. Si apre adesso una grande stagione, oggi l'ha detto anche il vicepresidente Tajani, l'Europa ha fatto molto in questi anni anche per sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria minore, serve probabilmente un diverso modo di dialogare sia delle istituzioni italiane con l'Europa e forse anche un modo più operativo da parte delle istituzioni europee di dialogare con l'Italia. Altra cosa importante, il convegno di oggi è una dimostrazione palese, il problema fondamentale è sul problema dell'internazionalizzazione, cioè il problema che chiaramente poniamo è quello di comunque non è un problema solo di delocalizzare le imprese all'estero, ma creare comunque un sistema completo e di partecipazione dirette alla vita internazionale e quindi anche alla partecipazione nei mercati esteri da parte delle nostre imprese. Perciò secondo noi vanno salvaguardate determinate istituzioni, implementare dove è possibile anche l'accesso e la consulenza alle imprese per poter accedere a mercati esteri e quindi su quello procedere a un processo più completo di partecipazione e di sviluppo delle imprese. Guarda, i fondi europei possono aiutare molto le PMI, non soltanto come programmi comunitari diretti, ma soprattutto attraverso la grande opportunità dei fondi strutturali. Quest'anno i fondi strutturali per il nuovo regime di programmazione hanno un valore molto, molto rilevante, ma soprattutto all'interno dei fondi strutturali una delle priorità sarà quella dell'internazionalizzazione, quindi ci si attende anche un incremento consistente delle dinamiche di sviluppo a valere su questi fondi.